Buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi finalmente è sabato, è il giorno del compleanno di mia nonna, nonna Bruna. Io e i bimbi abbiamo già apparecchiato, guardate qua, tutto pronto, abbiamo anche aperto il tavolo, abbiamo messo le forchettine di Masha e Orso, nonna sarà felicissima. Là abbiamo messo un po' di addobbo, proprio solo la scritta, là c'è il sacchettone con i nostri regalini, non vi spoilerò nulla, tanto vi filmerò appunto quando li apre. E niente, non vedo l'ora di farle tanti auguri e di festeggiare con voi, insomma, nulla di che. Ho fatto dei salatini, eccoli, ho fatto dei salatini che sono là con il Wuster, che sono i preferiti anche di nonna. Ho messo delle Fonzies perché sono le sue patatine preferite e poi ci sarà, i miei porteranno la torta e noi abbiamo preso da bere e ho fatto i salatini e Riccardo sta andando adesso perché la prende fresca, due tegline di pizza tagliate a quadrettini, così l'abbiamo presa proprio all'ultimo per mangiarla super buona. E basta, non abbiamo pranzato proprio perché tanto sono le due, quindi comunque mangiamo già per questa festicciola, quindi abbiamo evitato di pranzare per stare un pochettino più leggeri. E i capelli hanno retto abbastanza, diciamo, dai, di qua non tanto, si vede che ho dormito un po', mi sono un po' dimenata questa notte, ma pazienza, dai, un po' mossi lo sono, spero che nonna sia contenta. A lei piacciono tanto, piace tanto quando ho i capelli mossi, quindi li ho fatti. Un po' per cambiare, un po' anche per lei. Qua c'è la busta di compleanno con i regalini dentro, un disegno fatto dai bimbi e un biglietto proprio regalo, comunque dopo vedrete tutto. Guardate che bella che è la mia patatina, tutta truccata col diadema, non so se mi spiega, anche tutti i braccialetti, sei bellissima amore. Sì, perché e si è truccata da sola, guardate, si è messa l'ombretto, vero? Negli occhi si vede, brava. E il rossettino viola. E anche rosso. Ah, rosso, wow. Sì, anche rosso, viola e rosso. Ok, sei bellissima. Wow. Tutti e due. Yeah. Anche tu sei bella. Grazie. Dimenticavo, anche Fede è bellissimo. Ha la sua nuova felpa della Givova. Sì. Che nonno ha specificato, pubblicizzata dal Grande Fratello. Guardate. Bubi c'ha la maglia di anche Minnie. La corona. Eh sì, l'ho vista prima. Ciao, e mamma. Ha i jeans, insomma ve lo descrivo. Perché... Comunque è bellissimo anche lui. Sono tutti e due belli i miei diamantini qua. Ma adesso non c'è niente. C'è un sole pazzesco, guardate come casa ci illumina, però c'è casa, il sole ci illumina casa. C'è un sacco di luce, peccato che tra tipo 10 minuti calerà l'ombra, perché qui è... cos'è, le 2:30? Mi pare 2:30, va dietro la montagna, quindi c'è ombra. Dalle 10 del mattino alle 2 più o meno. Che c'è l'ombra. C'è l'ombra, sì, d'inverno dura poco. Ma perché c'è l'ombra? Che viene, che il sole va dietro la montagna, quindi qui viene il buio. Qui. C'è il buio, buio no, però non c'è proprio il sole così che mi illumina d'immenso. Tu intrattieni. Ragazzi, lo so che c'è un po' di sole, ma dopo va dietro... Okay. Dietro alla montagna e poi non si vede, lo so, mi sono un po' colorata, sono la ciabatta, così ovviamente quando cammino mi perdo la ciabatta. Ma come siete? Spostati anche un po', sennò non si vede nient'altro. Bene o male? Sono... Vieni un attimo. Queste no, perché le ho messe in tavola. Ragazzi, ci sono troppo. Dammi, vai a vedere. Ragazzi, se non metto il mio fratello, mi ha aiutato. Caramello, caramello. Mi sa che ho capito male, allora ha sbagliato, ho capito male io. Ragazzi, vogliamo questo di... Oh no, sì, no, a me è freddo, no, a me è stress. Ma
ragazzi, voi amate più la pioggia o la notte o il sole? Il sole. Curi, nonna Vita, vecchiettina. Grazie, grazie. Tanti auguri a te. Bisogna. Wow, frutta secca. Mi sa che piace di più a Fede quello. Questo per Federico. Ah, ok. Allora, posso. Mandorle a casa, mirtilli rossi. La mia merenda, basta. No, è questo. Babba Natale, Babba Natale. Grazie. Un pensiero. Per me. E per noi. E voi. In coda, sei l'ultima. Grazie. A me dallo scontrino. Facciamo la foto. Togli il piattino, papi. Sposta anche le posate. E poi mangio. E qualcosa. Dov'è? Chi è? L'accendino. Occhio, amore, prendi l'altro accendino, tu accendi di là e di qua, così vanno insieme, perché sennò... Dove è dal fuoco te? Ma dove l'hai preso? Ma devi accendere. Ma la smetti. Riaccendo. C'è i patatini anche dalla parte. Ci pensa papà. Ah sì? Ma c'è un po' di stanza. Ci va lo spray. State un po' più indietro. C'è lo spray. Con la spenta. Ehi, vista. Che bello. Auguri a noi. Ma deve spegnere le candeline. Dopo. Tagli un po' più grosso, che noi la dieta non... Vabbè, ma poi perché... La facciamo tutto l'anno. Dalla preda, questa. E perché... Troppa. Troppa. La crema. Non è vabbè. Sono nonna di mamma. E perché sono nonna di... Se sapete, da quando... Doppia nonna. Doppia nonna. Papà! Nonna! Sarà più questa per Bubi, è un e quella con la cioccolata? Aspetta, questa è la tua. No, sì, ok, ma la tua è questa. Ascolta,
dati, già ce ne sono tre. E il dattilo di chi era? Il dattilo di che non ne mangia poco, no. Questa è tua, questa è di non avere lo stomaco, devi avere lo stomaco pieno. Quindi manco solo io allora. No, tu sei quello, manco io amore. Lì ce l'hai qua. Vieni, no, vieni. Lei vuole fatta così. Allora, facciamo cambio di... Eh beh, così è dolce anche il dito. Coca o te? Coca. È buonissima. Grazie. Non male. Sì. Certo che non esisto, fumare zitto, questo. Cinci, tanti auguri a nonnina! Auguri! Auguri! Poi, sui tavoli, perfetto! Togliamo tequila bumbuccia! Ah, solo per questi tavoli, perché rovinavano i tavoli! Beh, se ti devono rovinare il tavolo... Non lo facevo più io! Esatto. Così dovevano fare, se lo fate piano, la do. Sul sotto bicchiere. Mi metto sotto bicchiere, spezzo e così anche. Il pluriball. Che così gli salta il bicchiere va a finire il soffitto. Ale! Ale! Vediamo cosa ne hanno preso, dai, stai qua. Questo è un regalo per rinnovare. Questo è un regalo per rinnovare. Non che non ce l'hai, per rinnovare. Ho capito, diciamo, rinnovato. Ma ti chiedo amicizia lunga, Rifallo, rifallo, di qua, che non si vede, vai! Un altro, sopra la testa di nonna. Occhio, mamma! Tira. Dalla base. Esatto. Vai, tira. Tira. Forte. Tira con me. Vai, sei tirato in faccia. No. Non mi fido. Qualcuno ha tirato un... sono pieno. Sa di benzina, sa. Che è sta puzza? E come mai l'altro giorno non è esploso? Ah, è di carta! È di carta! Via! Guarda! Io sono curiosa! Guarda! Anche tu mi sa! Hai visto! Ale! Guarda nonna, sembra a me aprire pacchetti, No, è bello gustarsi. Che bella! Che bella scatola! È una truffe! Che bella! È una truffe! È una truffe! È una truffe! Oh. Aia! Ma nonna con le unghie che ha, belle! No, adesso non si sta meglio messo qua. Uno, due, tre! Apri, cosa gira? Fa vedere, facci vedere! Che siamo curiosi. Che bello! Wow. È quello che hai detto che l'orologio era tutto rigato. Che è tutto il giorno che gli dico, ma che ora fai tu? Fa vedere, è tutto rigato. Ah sì, è vero, no? Sì, già gliel'avevo regalato. Fa vedere! Io. Wow, della festina! Bello! Ora andiamo dietro. Mette a fuoco. Bello! Bello! Bellissimo, guarda la scatolina. Bellissimo. No, ma dai, è un portagioie. Sì, bello. La puoi riutilizzare. Sì. No, è bello. Che carino. Non ci volevo. Ha fatto il giro del tour del... Bello, molto fine, bello. Bellissimo. Mi piace. Ma ha detto poi c'è questo. Guardate finito. Nonna con la mia felpa. Mamma con la mia felpa, ormai ti chiamo nonna anche io. È in prestito. È in prestito. E me l'hai regalata tu, tra l'altro, un Natale. Poi bisogna vedere, ci sarà sicuramente delle maglie da togliere. Non le abbiamo fatte togliere perché sennò dice non posso più cambiarglielo. Perché gli ho detto, non si sa mai, non dovesse piacere. Ah beh, certo. Ta-da! Guarda cosa c'è scritto qui. Vediamo se gli piace il regalino che avete scelto, dai. È bella la borsa. No, Ale, Ale, guarda che apre il nostro regalino. Guarda solo. Ale, passa il telefono. Che bella con la borsa. Sì. Buon compleanno. L'hanno data o l'hai comprata? Ah, comprata.
vede che non dire niente, eh? Non dire niente. Prima il fogliettino bianco. Dov'è? Che è quello da parte dei bimbi. È rosso. No, bianco. Quello rosso c'è dei soldi dentro. Ah, è qua, è qua. Ah, sì. Che bello. Dall'altro lato, nonna. Tremo un pochino. Fa vedere. Mi piace, l'ho fatto io. L'ha fatto Ricky. Bravo. Prima. Secondo me è il libro di Diabolik. Daniel Steele. Ah. Dimmi che non ce l'hai. No, è nuovissimo. Ma no, devi comprargli anche un paio di occhiali. Perché? Daniel Steele. Perché non legge più tanto. Leggi un po'. Perché ci vedo poco. Oh, però ho trovato un paio di occhiali, magari riesco a leggere. Leggilo un po' per volta. Sì, adesso... tanto non è tanto spesso. No, comincio... Dopo provo a darti, che ne avevi dato tu a me, gli occhiali di papà da vista, che ce l'ho io. No, in ma per lei non vanno bene. Magari ti vanno bene, per me sono troppo forti. Vite complicate. Leggilo un po' per volta. Daniel Steele, mi ricordo che ti piaceva. No, Daniel Steele, sì. E poi? Ah, ancora? Cosa c'è lì? Aspetta. Non dire niente, Bubi, è un segreto. Quella lì è una scatola di non baci dire niente, lascia che lo apre lei. No, di dama. No, non di puoi dama, saperlo. Baci di dama perché piacciono a lei. No, puoi saperlo. Le ha presi non per dividere. Però aspetta, infatti metà gioco. Questo. Madonna, quanti regali. Strappa, nonna, strappa. Come Hulk. Come Hulk. Pum. Beh, proprio come Hulk, magari no. Ecco. Che carino. È proprio il cerbiatto che mi ha attraversato davanti alla macchina. Che mese mi piace. Bello. E poi abbiamo cucinato. Esatto. Ah. Che carino, che occhioni che ha. Per guardarti meglio. Guarda, esatto. Gira. È normale secondo te era 80. Sì, gira, vedere. Ma quanto ce l'hai? 40. Vedere. Ah. Che carino, guarda. Che carino. Lì, fai vedere lì. Qui. Cerbiettino. Ma è Tilly. Mi piace. Com'è che si chiama già? Bambi. Nonna. Sì. È Bambi o Rimbambi? È un Rimbambi. Devi chiamarlo Bambi. È Bambi, tipo Bambi. Non so, sai, se un cerbiatto. Bello, sì. Grazie. Ma la lettera rossa l'ha letta. Non c'è scritto sopra se un cerbiatto. Che occhioni che ha, vedi che occhioni. Chiamalo Bambi, Bruna. Io quando vado a letto c'ho il cagnolino, me lo tengo lì. Cervi. Così faccio cervi. Un cervi no, Bambi. Bello, carino. Ralfo. Non sapevo che ti avrebbe colpita quasi più il peluche del libro. Non avevo dubbi. Volevo io quello, pezzo.
Sì, mi fa, lo prendi anche, ma ce n'era solo più uno. Uguale. Non lo posso dare a te. No, no, no. A me. È regalato da Bubi quelle. Bubi e Fede e ti Bubi, regalano quello. Vedi, me l'hai regalato tu. Sì. E Bubi. E libro noi, libro noi, peluche bimbi. Allora a questo punto si potrebbe fare ad esempio un caffè. Ecco.